Allora, vediamo come possiamo risolvere questa espressione letterale. Abbiamo una moltiplicazione tra un monomio che è 2ab e un polinomio che è a-b, meno, abbiamo una parentesi graffa che contiene ovviamente una parentesi quadra, con una moltiplicazione tra un monomio e un binomio e un'altra moltiplicazione tra un monomio e un binomio. Allora, risolviamo una cosa alla volta. Possiamo subito occuparci di 2ab per a meno b. 2ab per a fa 2a alla seconda e b rimane tale e quale. Poi 2ab per meno b più per meno, e poi 2 per 1, 2, a rimane tale quale, b per b, b alla seconda, meno, apro la graffa, 3ab, meno, e apro la quadra, a per ab, più per più più, 1 per 1, 1, a per a alla seconda, e b rimane uguale, poi a per meno 3b, più per meno, meno, 1 per 3, coefficiente della A è come se fosse è 1, di fatto non si scrive per quello. Comunque 1 per 3 è 3 e poi A per B AB. Dopodiché abbiamo meno 5B per A, quindi meno 5AB e poi meno 5B per meno 2B, cioè più 10B alla seconda. Chiusa la quadra, chiusa la graffa. Cerchiamo adesso all'interno della quadra gli eventuali monomi simili. Notiamo facilmente che i monomi simili sono meno 3ab e meno 5ab. Quindi io riscrivo la mia espressione 2a alla seconda b meno 2ab alla seconda meno, apro la graffa, 3ab meno, apro la quadra, a alla seconda b, meno 3 meno 5 fa meno 8ab, più 10b alla seconda. Posso a questo punto chiudere la parentesi quadra e anche la graffa. Per sbarazzarmi di questa parentesi graffa, devo osservare il segno che c'è subito fuori, che è un meno, che ha l'effetto di cambiare tutti i segni all'interno della parentesi. Quindi io dovrò cancellare sia questo meno sia questa parentesi e riscrivere tutti i monomi all'interno della parentesi cambiati di segno. Riscrivo la prima parte della espressione. Allora, 3ab. Poi abbiamo detto alla seconda b diventa meno alla seconda b perché gli cambio il segno. Meno 8ab diventa più 8ab e più 10b alla seconda diventa meno 10b alla seconda. Chiusa la graffa. Riscrivo ancora 2 alla seconda b meno 2ab alla seconda. Meno. Ancora una volta ho un meno, però aspetto a sciogliere la parentesi, vediamo se posso fare qualche calcolo qui dentro. Allora, 3ab è simile a più 8ab, quindi posso scrivere meno a alla seconda b, meno 10b alla seconda, e 3ab più 8ab, quindi più 10ab. Ora mi sbarazzo della parentesi graffa. 2a alla seconda b meno 2ab alla seconda, fuori dalla parentesi c'è un meno, quindi trasformo tutti i segni all'interno, diventa più a alla seconda b più 10b alla seconda meno 10ab. Cerchiamo i monomi simili tra loro. 2a alla seconda b è simile a più a alla seconda b. E altri monomi simili non ce ne sono, quindi 2
più 1 fa 3, la parte letterale rimane uguale. Poi posso scrivere meno 2 ab alla seconda più 10 b alla seconda e meno 10 ab. In questo modo abbiamo risolto la nostra espressione letterale.